dopo appuntamenti prestigiosi in località importanti come Londra, alla Three Space Gallery, oppure a Venezia o a Torino o a Dubai, le opere dell'artista salernitano Vincenzo Vavuso sono approdate a Pozzuoli, alla Galleria Controsegno, che, come dice la denominazione, è una galleria che ama molto evidenziare gli artisti emergenti e soprattutto quegli artisti che in qualche modo non si allineano solo alle mode, ma sono in grado di dire qualcosa di personale e di interessante e innovativo. Assolutamente sì, è il requisito fondamentale che noi chiediamo per questo spazio, perché nasce come uno spazio prevalentemente improntato sulla grafica, un po' perché io sono un artista incisore e quindi, però dall'altro canto, insomma, ho pensato sì di rinobilitare quella che era un'arte antica, che risale insomma diciamo alla Stola del Diamante dell'825, ma poi anche all'arte medievale, insomma ai tarocchi, a tutto quello che veniva stampato e che successivamente è andata perduta. Quindi lo scopo di questo spazio è in parte recuperare quello che è un sapere antico. Dall'altro canto però proporre qualcosa che sia un controsegno, questo è poi il significato del nome di questo spazio, qualcosa che partendo dal segno della tradizione vada un poco controtendenza. Oggi io penso che paradossalmente oggi è controtendenza chi fa arte, chi riesce ecco, a costruire ancora una tela, chi abbia un messaggio da comunicare, perché penso che le opere in fin dei conti parlino da sé, non c'è tanto da aggiungere in più, insomma molto spesso tutto quello che ci dirò sono orpelli, quando magari qualcosa può piacerci o non piacerci, ma quando l'effetto è immediato arriva subito. E quindi secondo me un'opera è tale quando effettivamente ci sconvolge, ci, come dire, in un certo senso smuove le viscere. Ho avuto la sensazione di un'eruzione di un vulcano. Questa è stata, poi ho osservato bene queste rappresentazioni, ho visto questa rete, questo libro bruciato. Ho detto, ma che cosa vuol dire? Che la cultura viene, in questo momento stiamo schiacciando la cultura, stiamo bruciando tutto. E quindi veramente ho capito la sua rabbia e questo silenzio che lui è stato fantastico, l'immediatezza del messaggio. Veramente complimenti. Grazie signora. La signora è una delle visitatrici della mostra che è intervenuta sentendo dentro di sé proprio quel fuoco che anima proprio l'artista. Sì, è proprio quel fuoco entrando. Si ha proprio questa forte emozione, ho avuto una foto che non ho provato sempre, perché questa è di un'immediatezza sorprendente, sconvolgente. Bene, grazie. Avete visto questo intervento che è stato estemporaneo, molto simpatico ma anche molto utile, perché ci ha fatto già capire qual è l'elemento chiave di questa mostra. Vedete, un po' dappertutto in queste cromostrutture di Vincenzo Vavuso noi vediamo la caratteristica di pagine di libro che sono bruciacchiate, gualcite, calpestate, tagliate, imprigionate in ragnatele, imprigionate in sbarre. Ecco, è il grido della cultura in una società che la trascura e che la fa incancrenire con la sua indifferenza, con l'ignoranza e con l'arroganza. L'arroganza improduttiva di coloro che comandano e che pensano magari ad interessi economici dimenticando quella che è la radice più profonda dell'uomo. Queste opere sono, distruggendo dei libri, un libro aperto, perché il messaggio è chiarissimo. Ecco, e allora noi ne parliamo con il padre putativo di Vincenzo Vavuso, il critico Angelo Calabrese. Professore, abbiamo sentito un intervento estemporaneo di una del pubblico, ha detto sono rimasta sconvolta perché mi è sembrato di stare in un vulcano, ho sentito la forza, la passione ma anche questo grido disperato. È una testimonianza importante, spontanea, perché ci fa capire anche che queste opere arrivano, comunicano. Se non arrivassero, come è solito, io sarei molto lontano da qua, avrei altre cose da fare. Invece arrivano e c'è una testimonianza che consente di capire il transito dall'opera come sostanza alla perdita della mater ea, della materia. Ecco, qui ci troviamo di fronte a due opere, in una c'è una falce, nell'altra c'è un falcetto, due strumenti contadini, tutte e due. Allora, guardate un attimo come questa superficie, che è bituminosa, ha dei suoi corrugamenti, ha delle rughe. Ora, qual è il problema? Quando la falce non c'è più,
la togliamo. Quando la pagina rimane irretita, ma dove rimane irretita? Guardate queste rughe, queste sono orizzontali e trasversali. Se noi togliamo tutto quello che c'è sotto, passiamo all'altro quadro, vi accorgete che rimane il reticolo. Allora l'intelligenza è quella di aver capito come il reticolo era l'ultimo accesso, ecco perché abbiamo chiamato strutture estreme. Quando si è rotto anche il reticolo non c'è più niente, questo è il grande problema. E avevamo aggiunto due cose, reperti e profezie, due parole importantissime per la mostra, perché noi laddove c'è il reticolo dobbiamo andare soltanto a cercare il reperto, quello che resta, perché non c'è più niente, però da quel reperto traiamo la visione del futuro, la profezia, che ci può far tremare, ma può anche darci speranza. Noi abbiamo opere scompartite che dividono il bianco dal nero. È una scelta dell'autore, perché i due colori hanno il medesimo senso. Uno è erogante e l'altro è assorbente. Ma quando poi questo colore comincia a vibrare, comincia a diventare qualcosa di filamentoso, e noi siamo veramente in quella bellissima attenzione della tela del ragno, la quale perde a un certo momento i confini estremi, al centro però non ha più quello che ha prodotto in origine. Vabbè, è una teoria che fa parte di certe ricerche in cui entra la filologia, la sociologia e tutto il resto, ma quello che al centro non troviamo perché era andato ai margini, lo perdiamo anche ai margini. Questa è una cosa molto essenziale. Allora l'artista non le deve sapere queste cose, le deve intuire e portarle, e il critico poi le analizza, le analizza, ma sempre andando su ciò che c'è, perché non ci possiamo inventare niente. Dall'esistenza alla sostanza, all'essenza, avevamo detto prima, all'essenza. Che era l'idea superiore. È un'idea superiore, che può essere anche un vagheggiamento. Sartre diceva questo, va bene. Ringraziare la nostra professoressa Romina Bordi, che è la coreografa che ha preparato questo gruppo di studenti del liceo coreutico Alfano I. Bravissima, complimenti e complimenti ai ragazzi. Però adesso parliamo un momento di questa danza. È una performance all'interno del vernissage che aveva una funzione ben precisa, dei colori ben precisi, era una performance che illustrava le opere d'arte. Bello. Certo, sì. Perché quei colori? Perché il bianco, il rosso e il nero sono i colori utilizzati dall'artista Vincenzo Vavuso, e perché poi rappresentano qualcosa, no? C'è il nero che rappresenta la morte, il rosso che rappresenta la passione, l'amore dell'artista per questo lavoro, e il bianco che rappresenta quella purezza, la purezza anche della cultura, perché l'arte è pura, senza sovrastrutture, quindi diciamo si offre e si dà al pubblico. E nasce, ecco, anche dall'idea di questa opera dell'artista Kulturkampf, che è appunto un movimento per la cultura, a favore della cultura, era una lotta, quindi una denuncia contro la non cultura e contro tutto quello che di non culturale c'è anche oggigiorno, purtroppo. Infatti voi avete rappresentato il momento in cui c'è un ragazzo che cerca di distruggere i libri e gli altri cercano di frenarlo, poi alla fine tutti abbracciano quest'opera, che tra l'altro c'ha un titolo molto provocatorio, perché Kulturkampf, ricordiamo, la lotta per la cultura era di Hitler, certo. Ma in questo caso ha ben altro senso, sì, no? Infatti poi viene stravolto, ecco, proprio l'idea dell'artista che stravolge appunto questo concetto, e invece diventa una lotta per la cultura a favore del movimento culturale. Infatti
viene rappresentato alla fine della coreografia un po' quello che l'artista ha voluto concettualmente poi esprimere nella sua opera, quindi la morte di quest'uomo che muore sulla cultura e per la cultura, attraverso quindi questa performance dei ragazzi. Benissimo, grazie. È perché questa lotta è per recuperare un'armonia profonda. E non a caso, vedete, tra l'altro una delle opere qui sembra quasi uno spartito. Le pagine che sono distrutte, gli alberi, i rami degli alberi che sono inariditi, però ancora una volta c'è una chiave, perché queste opere non sono solo di disperazione, non sono solo un pianto, ma ci fanno ricordare che le lacrime sono tergicristalli per vederci meglio. Noi avremmo la chiave per poter recuperare questa dignità. Ma a questo punto dovremmo trovare la chiave per cercare di aprire la porta che ci porta al nostro artista. Vincenzo, abbiamo sentito dire da una persona che entrare qua dentro significava per lei entrare in un vulcano, ha sentito il fuoco. Il fuoco è forza, Vincenzo Avuso ha la forza di creare delle opere particolari, quindi delle opere provocatorie, delle opere che vogliono denunciare questo maltrattamento verso la cultura. L'uomo che vuole, o chi in un modo o chi in altro, vuole umiliare, scafacciare, calpestare, denigrare il sapere. E tutto questo non è possibile, non dobbiamo permettere tutto ciò. Perciò tu hai chiamato la serie di queste opere, vabbè, la mostra si chiama Strutture Estreme, però la serie si chiama Rabbia e Silenzio. Rabbia perché? È una rabbia per far riflettere, un silenzio per far rumore. Ovviamente Rabbia e Silenzio, tutto è nato con questo cammino artistico, Rabbia e Silenzio. Ovviamente questo filone mi ha portato ad avere consensi non solo in ambito nazionale ma anche in ambito internazionale. Quindi vuol dire che il tema è sentito praticamente. Ma in effetti sì, perché parliamo di realtà, parliamo di ciò che sta avvenendo in Italia. Vediamo musei che ormai sono allo stato brado, vediamo continuamente gallerie d'arte che chiudono. Ovviamente è un tema dominante, un tema attuale. È un tema attuale. Benissimo, a proposito di attualità, noi chiudiamo chiedendoti anche alcuni significati. Ci interessa molto la presenza di quelle ragnatele aggressive, perché tendono a togliere spazio, soffocano le pagine di libro, soffocano la cultura, quindi hanno un valore artistico ma nello stesso tempo anche un valore simbolico praticamente, è questa ragnatela dell'indifferenza e dell'ignoranza. Però è innovativa comunque anche questa nuova forma che tu hai chiamato spider art, ma è anche la tela del ragno quella che noi dobbiamo piano piano tessere per ascoltare l'invito di Vincenzo Avuso. Non disperiamoci solamente di fronte a questo maltrattamento che la cultura, l'arte e la dignità umana tante volte subiscono dalla nostra società. Perché poi se ci disperiamo solamente, sbattiamo la testa contro il muro, alla fine si rompe la testa e non il muro. Quindi dobbiamo reagire. Dopo la rabbia è il silenzio, la reazione. Perché l'artista è profetico. Mai come in questo caso, Vincenzo Avuso forse è stato profetico. Ma il saluto finale non lo facciamo fare a te, lo facciamo fare al futuro. Al futuro. Perché mi pare di aver visto uno spiccio di futuro qua. Ecco, tu dovresti adesso fare da sigla di chiusura della trasmissione, perché sei un artista giovane, emergente. Allora, una piccola autopresentazione e poi una parola sulle opere di Vincenzo Avuso e poi il salutino finale lo fai tu. Simona? De Luca. Innanzitutto Vincenzo, oltre a essere un grande artista, è anche una gran bella persona, nonostante stia diventando una persona famosa e rimane una persona umile e semplice. E Simona chi è?
Altrettanto, dai. Ma Simone è un artista, perché sennò non faremmo chiudere a te. Che cosa fa Simone? Io mi sono avvicinata alla pittura mi sento me stessa. Mi sento tranquilla e serena quando dipingo. Il cerchio si chiude. Si chiude esattamente perché il primo libro di Vincenzo è stato La pittura espressione di noi stessi. Vedete i maestri che in qualche modo lanciano gli allievi, e con questo lancio possiamo lanciare anche un saluto molto sorridente, perché la serata è stata bellissima.